FVG Business Class, società di autonoleggio con conducente nata per dare servizio alle aziende e ai privati 24 ore su 24. Si effettuano transfer da e per aeroporti o trasferte di ogni genere, lunghe, medio-lunghe, brevi, di uno o più giorni. Disponiamo di auto nuove dotate di TV, DVD, collegamento internet gratuito. Friuli Venezia Giulia Business Class, servizi per gente unica. Salve. Ritirare il biglietto. La mia banca è differente. Banca di credito cooperativo, la banca che rende la vita più facile anche a te. Arredamenti Neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo. 4.000 metri quadri di proposte ti aspettano alla mostra del mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro. I tuoi soldi sono preziosi. Affidati ad Arredamenti Neziosi. www.neziosi.com. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 950, nel 950. Nuovo appuntamento con il centro di riferimento oncologico qui ad Aviano. Ancora una volta entriamo con le telecamere per cercare di portare nelle vostre case argomenti e quindi capire, per esempio, come si opera all'interno del centro di riferimento oncologico di Aviano. In questa puntata di Occidente andremo a trattare un argomento conosciuto forse, ma dimenticato tanto. Parliamo del tumore ai polmoni. E grazie agli esperti, e cioè al chirurgo toracico Vittore Pagan, al radioterapista Emilio Minater e ad Alessandra Bears, l'oncologo medico, andremo a capire le problematiche legate al tumore dei polmoni e soprattutto ci spiegheranno quali sono le situazioni in cui dobbiamo, possiamo evitarlo. In effetti parlare di tumori non è mai piacevole, ma forse può essere un po' meno spiacevole sapere che anche del tumore del polmone, che tra tutti i tumori è non solo tra i più frequenti sia negli uomini che nelle donne, ma è anche difficile a volte da curare, ed invece ci sono speranze concrete di guarigione. E per avere guarigione sul tumore del polmone, il più delle volte, come prima battuta, ci si rivolge al chirurgo. E questo perché da solo o associato ad altre terapie, cioè prima di altre terapie o dopo di altre terapie, la chirurgia indubbiamente rappresenta la migliore possibilità di cura possibile per ottenere un percorso il più razionale possibile per i pazienti, per dare cioè la migliore risposta. È necessario prima un percorso che cerchi di dare un nome, un cognome al tumore, il misurarlo nel suo stadio, nel valutarlo insieme a tutti i vari specialisti che se ne occupano, per capire qual è la strada migliore, e infine atto più importante per dire al paziente qual è
la scelta migliore possibile e che lui poi decida. Il tumore del polmone che normalmente si presenta come in questa TAC, questo nodo in mezzo al nero che è il polmone normale, e a destra lo vedete quando si va ad aprire il torace, si va a togliere il tumore. Vedete anche che per curare chirurgicamente, capite, bisogna togliere la parte di polmone che ospita il tumore, insieme a questo, la diapositiva in basso a destra, anche i linfonodi che altrimenti tenderebbero a diffondere la malattia dalla periferia del polmone in circolo. 75 sono stati i casi maggiori, gli interventi maggiori, che dall'inizio dell'attività di chirurgia toracica in questo istituto si sono finora eseguiti. Sono cambiate ed evolute anche le tecniche per entrare dentro il torace, non più le incisioni grandi del passato. Oggi qui ad Aviano, ed è un vanto di questa chirurgia, si utilizzano incisioni molto piccole, ben nascoste, che non sezionano possibilmente le coste, che certamente non sezionano i muscoli e che quindi permettono al paziente ovviamente un recupero rapido e integro. Quando addirittura non si usino le tecniche di cui già conoscete i nomi per altri campi, cioè la possibilità di operare con una videocamera, quindi microincisioni, e il chirurgo che opera con strumenti a distanza che vede però nel video. Sempre nell'ottica di dare la massima cura con la minore trauma possibile, vedete l'evoluzione che anche qui ad Aviano è disponibile, quella cioè per cui un tempo si passava dalla ablazione, da portare via tutto un polmone per curare il tumore, a quella di portare via solo una parte, cioè un lobo, ed ora, quando si può, nel portare via solo una piccola parte, e qui la vedete a colori, quelle piccole parti, segmenti, che formano un lobo. Quindi massima radicalità, minimo sacrificio del polmone, sapendo che nel post-operatorio ci dobbiamo aspettare soltanto un tubo di plastica per qualche giorno, con una ripresa funzionale del respiro e dei muscoli del tronco, del torace, pronta e immediata grazie alla fisioterapia, che è un'altra delle respiratoria, che è un'altra delle caratteristiche tipiche di questo modo di fare chirurgia di questo istituto, e infine sapendo che nel post-operatorio il massimo controllo del dolore viene dato al punto tale che il giorno dopo dell'intervento il paziente può andare in bagno, può cominciare a mangiare il gelato. Quindi mobilizzazione e alimentazione precoci, la dimissione, salvo imprevisti, è intorno ai 6 giorni, e il recupero pieno, guidare la macchina nel proprio lavoro, tranne che sollevare pesi, ma insomma una vita normale, entro 20-30 giorni. Vi ringrazio. Senza ripetere quello che ha detto già il professor Pagan, io volevo solo presentarvi come radioterapista alcune nuove tecniche, o meglio una nuova e recente tecnica introdotta qui in radioterapia al CRO di Aviano e che abbiamo solo qui e non esiste in regione. Questa nuova tecnica è una tecnica IMRT elicale tomo che abbiamo iniziato ad utilizzare nel 2008 con l'acquisto della nuova attrezzatura. Questa nuova tecnica serve per curare varie neoplasie, fra le quali le neoplasie polmonari, ed in particolare 3 gruppi di pazienti. Pazienti con piccole lesioni che potrebbero essere operati, ma per vari motivi non vengono operati perché anziani o perché hanno dei problemi anestesiologici. L'altro gruppo è di pazienti localmente avanzati, inoperabili, e l'altro gruppo è i pazienti con mesotelioma, che sono tumori pleurici dovuti all'asbesto, come presente nell'Eternit, il materiale più conosciuto. E questa nuova tecnica, che è l'Helical Tomotherapy, è un'integrazione fra un TAC che ci dà delle immagini e un acceleratore lineare che eroga la dose in modo modulato. È difficile spiegare
a parole questo concetto, però volevo solo con questo disegno, con questa diapositiva, farvi capire che se noi vogliamo trattare delle pareti di un cilindro, con un fascio non riusciamo a farlo, mentre se utilizziamo 51 fasci, come vedete, la dose, che è quella rossa, quella, la dose adeguata, la dose tumoricida, si distribuisce nel target che noi vogliamo, in modo molto, molto buono. Il concetto è che il paziente dal lettino entra nel tubo dell'acceleratore, l'acceleratore gira su se stesso ed eroga la dose in modo circolare. E praticamente i raggi escono da queste porte d'entrata, da queste lamelle che si aprono e si chiudono, e vanno a pennellare la dose, vanno a pennellare la dose sul paziente ed in particolare sul tumore che noi vogliamo irradiare. E naturalmente il tutto è computerizzato. Abbiamo detto che ad usufruire di questa nuova tecnica sono vari gruppi di pazienti, un gruppo con piccole lesioni come questa che vedete in diapositiva, e la tecnica si caratterizza per una distribuzione della dose molto conformata al target, cioè al tumore, e nello stesso tempo c'è una caduta della dose nei tessuti sani. Questo comporta un'azione tumoricida molto importante con risparmio dei tessuti sani. I risultati sono molto buoni. Questo possiamo farlo anche con l'acquisto di un'altra apparecchiatura, che è la 4D SimulTAC. Questa attrezzatura ci permette di individuare la lesione in tutte le sue posizioni durante gli atti respiratori e quindi mirare precisamente la lesione. Il secondo gruppo che beneficia di questo è un gruppo con neoplasie avanzate come questa, con molto più grosse di quelle che abbiamo visto in precedenza, e qui c'è anche l'utilizzo della PET-TAC, un esame che viene eseguito in medicina nucleare e che ci serve per la pianificazione. Il risultato è questo. Il terzo gruppo sono i tumori della pleura, i cosiddetti mesoteliomi. Questi sono neoplasie che si pensa abbiano un aumento fino al 2025, perché poi dovrebbe esserci un calo, in quanto tutti i materiali che contenevano l'asbesto sono stati tolti dal commercio. La proposta è un trattamento trimodale con una chirurgia, con il professor Pagan, che è uno dei pionieri della chirurgia toracica per quanto riguarda il mesotelioma, e la chemioterapia e la radioterapia. La casistica è in continuo aumento. Dal 2008, quando abbiamo iniziato, siamo arrivati a un 75 pazienti, e fino al 2008 si utilizzava la tecnica del Memorial di New York, che era una tecnica abbastanza complicata, ma con una distribuzione della dose poco adeguata, siamo arrivati a questa distribuzione, che come potete vedere è una distribuzione che interessa tutto lo scavo pleurico, cercando nello stesso tempo di risparmiare il tessuto polmonare, il tessuto epatico, il tessuto renale ed altre strutture presenti nel mediastino. I risultati sono molto eccellenti, abbiamo avuto una tossicità molto accettabile, e i risultati che abbiamo ottenuto sono incoraggianti e ci inducono a continuare in questo percorso. Con questa casistica, con questi risultati, possiamo essere all'avanguardia e possiamo competere con tutti i centri più grossi a livello mondiale. Io sono Alessandra Bearz e sono un oncologo medico e mi occupo del trattamento del tumore del polmone nell'ambito del CRO di Aviano.
Che cosa fa l'oncologo per i pazienti? L'oncologo ha lo scopo di cercare il trattamento, di somministrare i farmaci più adatti al paziente, sia dal punto di vista del tempo, cioè della tempistica di quando somministrare i farmaci, sia nella scelta dei farmaci più adeguati per le caratteristiche del paziente stesso. Quando entra in gioco l'oncologo? L'oncologo entra in gioco quando deve associarsi al chirurgo per rendere più facile il compito del chirurgo, quindi si propone in questo caso un trattamento prima della chirurgia per rendere più facile e più efficace poi il trattamento chirurgico, oppure si associa all'attività del chirurgo successivamente per sterilizzare le eventuali cellule che potrebbero teoricamente ancora essere in circolo, soprattutto questo quando all'atto chirurgico si ritrovano dei linfonodi infetti da cellule tumorali. Quindi la terapia sistemica, cioè la terapia data attraverso dei farmaci che giungono nel circolo sistemico, viene erogata prima e dopo la chirurgia, non sempre, in alcuni casi selezionati che vengono discussi sempre da una riunione che solitamente si tiene qui in istituto settimanalmente sui casi dei pazienti. In alternativa alla chirurgia, quando le condizioni tecniche non lo permettono, le condizioni generali del paziente non lo permettono, è possibile somministrare un'associazione di radioterapia. Come avete sentito, ci sono delle nuove tecniche di radioterapia e di farmaci per sostituirsi al ruolo, all'operato del chirurgo quando questo non è possibile, non è in grado di essere effettuato. Altro ruolo dell'oncologo è quello di dare dei farmaci quando la malattia è localizzata in diversi punti nel corpo, quindi non solamente all'interno del torace, ma in tante altre sedi. In questo caso solamente i farmaci riescono a raggiungere sedi al di fuori del torace in maniera efficace e per questo motivo l'oncologo rientra nella scelta dei farmaci migliori. Perché? Perché molti cambiamenti sono avvenuti negli ultimi anni e i farmaci vengono scelti in base alle caratteristiche del paziente, all'età, allo stato generale e funzionale, ma soprattutto, e questi sono i grossi cambiamenti che sono avvenuti in quest'ultimo periodo, vengono scelti in base al nome della malattia, quindi all'istologia, il nome preciso del tumore. E altro aspetto degli ultimissimi anni è l'analisi delle mutazioni genetiche, analisi delle mutazioni genetiche che sono intrinseche all'interno delle cellule tumorali. Questo perché si è individuato come effettivamente vi sono dei punti specifici fondamentali per determinare la proliferazione cellulare, bloccando i quali si riesce a bloccare la malattia tumorale. Molte si sono scoperte di queste mutazioni per le quali esistono dei farmaci attivi e altre sono in corso di ulteriore analisi adesso e in futuro. E l'analisi delle mutazioni ha permesso di individuare una serie di sottotipi di tumori per cui, mentre, come potete vedere dallo schema, anni fa il tumore del polmone veniva semplicemente classificato in carcinoma squamoso e adenocarcinoma, successivamente si sono aggiunte tutta una serie di ulteriori sottotipizzazioni ed individuazioni delle mutazioni genetiche, KRAS, EGFR, ALK, che permettono di trovare delle strade terapeutiche ben diverse tra un paziente e l'altro. Quindi il ruolo dell'oncologo è quello di dare i farmaci in associazione alla chirurgia quando serve, in associazione alla radioterapia, oppure anche senza radioterapia e chirurgia, individuando il trattamento più specifico per il paziente stesso. Tutti questi trattamenti poi tengono conto anche se il paziente è stato un fumatore o non un fumatore, perché le mutazioni genetiche a loro volta si associano alla caratteristica del fumo oppure del non fumo. E al riguardo
ricordo come fondamentale, al di là del trattamento di queste malattie, è la prevenzione appunto di questa malattia, che per la maggior parte è collegata con l'abitudine al fumo, per cui la prevenzione soprattutto nell'età giovanile, prevenzione che deve partire possibilmente già in epoca di età scolare elementare, è fondamentale per evitare che bambini, giovani, futuri uomini e donne, in cui è ben più tossico il fumo rispetto agli uomini, possano diventare dei potenziali pazienti di tumore del polmone. La radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri gemelli di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me nel 950. 950. FVG Business Class, società di autonoleggio con conducente, nata per dare servizio alle aziende e ai privati 24 ore su 24. Si effettuano transfer da e per aeroporti o trasferte di ogni genere, lunghe, medio-lunghe, brevi, di uno o più giorni. Disponiamo di auto nuove dotate di TV, DVD, collegamento internet gratuito. Friuli Venezia Giulia Business Class, servizi per gente unica. Salve. Ritirare il biglietto. La mia banca è differente. Banca di credito cooperativo, la banca che rende la vita più facile anche a te. Arredamenti Neziosi ti offre il meglio dei mobili al giusto prezzo. 4.000 metri quadri di proposte ti aspettano alla mostra del mobile di Polcenigo e a San Giorgio di Nogaro. I tuoi soldi sono preziosi. Affidati ad Arredamenti Neziosi. www.neziosi.com.